Voglia di andare a dormire nell'hotel peggiore di Milano. Ovviamente non da solo, ma con Dadda. Quando dico il peggiore intendo veramente quello peggio recensito in assoluto. L'unico problema è che il check-in è disponibile fino alle 20. Dovrò andare da solo perché Dadda non mi può accompagnare. Il fatto di essere senza Dadda sinceramente un po' mi spaventa. Sinceramente avrei preferito fare il check-in assieme a lui, anche perché l'hotel si trova in una delle zone più, tra virgolette, pericolose di Milano. Però pazienza, mi faccio forza e vado da solo. Speriamo vada tutto bene, anche se con questi occhiali sembro un pirla, ma facciamo finta di nulla. L'hotel si trova a soli 10 minuti da casa mia, quindi ci metteremo anche poco. Dovrei essere quasi arrivato, mancano 50 metri. Dov'è? Ah, è questo, non ci credo. E qua, oddio, l'entrata non promette bene l'entrata. Vediamo dove parcheggiare e poi andiamo a fare questo check-in. Entro ufficialmente in missione. Vediamo come si azionano questi occhiali. Teoricamente devo tenere leggermente premuto questo tastino e dovrebbero incominciare a filmare. Ok, il filmato dovrebbe essere partito. L'hotel si trova in fondo a questa strada sulla sinistra. Buona fortuna a me. Salve, io ho una prenotazione a nome Dose Riccardo per questa notte, sono venuto a fare adesso il check-in perché dopo non riuscivo. Bagno con nome, vuol dire che il bagno fuori dalla camera viene condito? Sì, va bene. Domani mattina c'è la possibilità di fare la colazione? No, solo prenotamento abbiamo. Ah, ok. Allora, tutto sommato è andata bene. Non riesco a capire per quale motivo non mi abbia lasciato le chiavi. Noi abbiamo la camera numero 21, ma ha detto intanto me le tengo io. Quindi in pratica mi ha fatto venire qui solamente per fare il check-in, per registrare i nomi. Altrimenti il sito, il sistema si blocca dopo le 20. Non ho mai sentito una cosa del genere. Devo dire però che se l'entrata esterna mi ha colpito negativamente, all'interno pensavo peggio. Tutto sommato non sembra così male. Ricordiamoci che comunque è un hotel da una stella. Però ovviamente mi sono un attimo soffermato sui dettagli e molte cose si vede che vengono trascurate. Ma non giudichiamo un libro dalla copertina. Aspettiamo di vedere questa sera, quando andrò a prendere Dadda, come sarà la camera, la nostra stanza dove dormiremo. E dopodiché trarremo le nostre conclusioni. Sicuramente il ragazzo che mi ha fatto fare il check-in è stato gentilissimo, quindi sotto questo punto di vista non ho nulla da dire. Ci vediamo dopo, quando andrò a prendere il braccio più tamarro della Lombardia. Inizia ufficialmente la missione. Adesso uscirò di casa, andrò a prendere Dadda e poi ci recheremo immediatamente all'hotel. Questo è il piano. È l'ultima volta che mi vedrai.